Ma come fanno il sangue nei film? Ci sono diversi modi in cui si può realizzare il sangue in un film. La modalità della realizzazione cambia da regista a regista, ma l'obiettivo finale è sempre lo stesso: avvicinarsi quanto più possibile alla somiglianza del sangue reale. Il primo ingrediente che serve sul set è il metocel, una specie di cellulosa melmosa che viene utilizzata per rendere più densi gli alimenti. È piuttosto comune e l'abbiamo vista ad esempio sulla faccia di Bill Murray in Ghostbusters. Serve poi dello sciroppo di mais, da mischiare con il colorante alimentare rosso, e del cacao in polvere. Avete preso appunti? La cosa più importante di questa ricetta è che tutti gli ingredienti devono essere commestibili, perché il sangue potrebbe finire accidentalmente in bocca all'attore o all'attrice che sta girando la scena, e questo potrebbe influire molto. Discorso diverso si deve fare se il sangue deve essere usato per altre parti del corpo. Qui, per far rimanere il sangue attaccato agli arti o al busto, si usa del sapone per le mani in modo da aumentare la densità e la viscosità del liquido. Pensate che nel film Blood Feast del 1963 Herschel Gordon Lewis aveva bisogno di grandi quantità di sangue a basso costo per dare l'illusione che arti umani venissero smembrati e mangiati. Utilizzò in questo caso una formula a base di colorante e cheopectete, un medicinale contro la diarrea. Insomma, sicuramente gli attori non avranno avuto problemi di pancia. Quando invece si devono far vedere gli schizzi di sangue causati da un'arma da taglio o da una sparatoria, le società di effetti speciali hanno diversi macchinari che usano all'esigenza. Decidono quindi di usare il macchinario per spruzzare il sangue a pioggia, a getto, ad alta pressione e diversi altri impostazioni a seconda della necessità del regista. Quando la fonte è il corpo dell'attore, si può inserire sotto uno strato di pelle finta un tubo collegato ad un pressurizzatore d'aria e il gioco è fatto. Per le lacerazioni in primo piano viene ricreata la parte del corpo ferita, soprattutto perché non si può sottrarre strati di pelle ma solo aggiungere. Qui, per rendere coerenti le dimensioni, questi elementi prostetici possono essere molto ingombranti, ma vengono poi sovrapposti alla parte vera dell'attore e inquadrati quando vengono lacerati. Spesso il sangue viene spruzzato di nascosto con una siringa, questo permette un maggior controllo sulla potenza e sul flusso da utilizzare durante la scena. Possiamo vedere determinati oggetti usati per la realizzazione del sangue. Diverso è ancora di più il discorso per quanto riguarda il sangue dalla bocca. Per queste scene, le ricette più usate prevedono sangue al cioccolato o al burro d'arachidi. Nelle sequenze in cui sangue viene sputato dagli attori, c'è un tubo di ottone che viene utilizzato ed è ricurvo agganciandosi alla bocca e resta perciò nascosto dalla telecamera. L'attore deve semplicemente aspettare che il liquido arrivi alla bocca per poi sputarlo. Alcuni di questi strumenti sono stati usati in Alien Covenant e vengono spesso utilizzati per appunto usare le scene di sanguinamento dalla bocca. Per quanto riguarda le scene di esplosioni del cervello, le poltiglie umane che vediamo spesso spiaccicate addosso alle pareti, insieme alla moltitudine di litri di sangue, i pezzetti che vediamo di cervello sono fatti con pezzi di banana che rende al meglio la scena. Il sangue sul set non è sempre finto, ci sono stati alcuni rari casi in cui attori intrepidi hanno continuato a girare dopo un piccolo infortunio o dopo essere stati sorpresi con del sangue finto. Il caso più eclatante è quello di Jack Valls. Girando una scena del Padrino, l'attore si è trovato, svegliandosi nel letto, una vera testa di cavallo intesa del vero sangue dell'animale. Il panico e lo stupore ripreso dalla telecamera è tutto reale. Non sapeva che quella sarebbe stata una vera testa di cavallo e l'odore che impregnava le lenzuola di letto era così forte che l'attore si è spaventato ed è quella vera la reazione che vediamo nel film. Il sangue però è ancora lontano dall'essere sostituito completamente dalla computer grafica, in quanto la credibilità sullo schermo rende poco e soprattutto vuoi mettere la voglia e il divertimento di un Quentin Tarantino qualsiasi di riempire gli occhi dello spettatore e le scene del film con il sangue da lui ricreato.
Insomma, sicuramente il sangue è uno degli effetti più incredibili del cinema e che più hanno affascinato ed affascina tuttora gli amanti del genere horror splatter, ma anche di sparatorie, rendendo queste un po' più vere. Fateci sapere voi cosa ne pensate, siete amanti dei film horror splatter? Amate quei film che richiedono tanto uso di sangue, quindi non vedete l'ora di guardarne uno? Fatecelo sapere con un commento qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i nostri link. Io vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di mettere mi piace al nostro canale YouTube, iscrivervi e condividerlo, perché continuate a seguirci in quanto vi regaleremo altre curiosità e novità per quanto riguarda il mondo del cinema e delle serie TV. Io vi ringrazio da Ciacchi Azione e da Valerio Perroni. Ciao a tutti!